Beh, questo evidentemente non so rispondere a una domanda del genere. Posso limitarmi alla descrizione, ad approfondire questa descrizione, mi sembra assolutamente utile da fare oggi in Italia, e non solo in Italia, che questi meccanismi, a parte che sono affascinanti, io li trovo veramente affascinanti, cioè devo dire, cioè perché vedi la trasformazione in atto, in diretta, e purtroppo questa trasformazione coinvolge anche e travolge spesso persone umane, però vabbè, è la contraddizione che ha l'anima della storia. Questo è un grande dibattito, soprattutto in ambito economico, quali sono i limiti del capitalismo monopolistico, cioè sembrano essere tornati indietro anche da questo punto di vista. Un dibattito che si faceva tra 1880 e 1914, prima della guerra, dove effettivamente il capitale monopolistico, con l'espansione prima, l'espansione industriale, quella vera, la spinta della rivoluzione industriale, formò non solo cartelli monopolistici globali, è la prima versione dell'economia globale, la globalizzazione che abbiamo conosciuto successivamente. Beh, però animò anche l'imperialismo, le politiche imperialistiche di occupazioni neocoloniali. No, in questo, almeno parlando del capitalismo digitale, della rivoluzione digitale, ad esempio di Amazon, non credo che siamo davanti né a quel tipo di imperialismo né a quel tipo di monopolio. Però effettivamente il discorso sul quale può essere il limite di questo monopolio è una cosa seria. Per il momento, e poi c'è anche da aggiungere come fa, Amazon è diversa perché, come vedete, poi se volete vi racconto altre storie altrettanto interessanti di Amazon, mescola strumenti, strutture molto diverse rispetto al modello Facebook. Amazon è un'azienda di logistica, la rivoluzione digitale è una rivoluzione logistica. Cioè, su questo il libro è chiarissimo, cioè, sì, va bene, ci sono tutte queste leggende, i droni che ci porteranno la pizza a casa, quanto è bello, non so, la macchina perfetta che ci dirà quanto tempo vivremo, sono tutti casi reali, cioè, si parla di questo, cioè, non so, siamo alla fiera dei miracoli, cioè, però genialmente ci fanno i soldi su questo. Amazon è diverso, è una rivoluzione logistica perfettamente raccontata da Marco. Aggiungerei che non è solo legata al trasporto merci, quindi appalti, subappalti, reti, cioè tutto questo tornare negli ultimi 10-15 anni in Italia, che è uno degli snodi per il Mediterraneo e la Germania, della logistica europea, soprattutto il centro, no, cioè nord, dall'Emilia in su, Veneto, Lombardia, un po' il Piemonte, cioè. E adesso Amazon ha dimostrazione che Amazon produce posti di lavoro, li distrugge nell'ottica capitalistica della grande distribuzione, mega ipermercati, ma ne produce moltissimi altri solo nella Sabina, a 50 km da Roma, posto anche molto bello. Amazon ha aperto e poi consoliderà nel corso di quest'anno un gigantesco nuovo magazzino di distribuzione, in questo caso, dove ha assunto 2000 persone. Ad agosto, è una storia raccontata nel libro, che l'ho seguita, dalle televisioni americane, impressionante. Amazon, sì, negli Stati Uniti ha distrutto intere catene di ipermercati, eccetera. Questa è la distruzione creativa tipica di ogni impianto capitalistico dell'economia. Si distrugge la distruzione creativa di Schumpeter. E l'altro elemento che non si dice mai quando si parla è finito il lavoro, eccetera, è che Amazon stessa, questo grande demone della distruzione del lavoro, ne crea altrettanti. In un solo giorno, era l'8 agosto credo, ha assunto in tutti gli Stati Uniti 50.000 persone. Questo per farvi capire anche le dimensioni di un'azienda, di un colosso, di che cosa stiamo parlando. Cioè, pensate, non so, la Fiat, vabbè, adesso
Vabbè, un'azienda che in Italia ha fatto la Fiat che assume in un giorno 50.000 persone. Naturalmente non a tempo indeterminato, posto fisso, con le caratteristiche che abbiamo raccontato io e Marco, intermittenti a termine, eccetera, e anche perché la durata media, almeno in Italia, ma credo anche negli Stati Uniti, di questi lavoratori iperstressati, iperproduttivi, è circa 2 anni. Poi lasciano. E quindi c'è anche questo aspetto del cosiddetto neo-taylorismo digitale, dovuta all'intensificazione e per iperproduttività che è la consunzione fisica e mentale. La gente desidera uscire da questo, da quello che diventa un inferno, che è un inferno di lavoro fisico combinato alle macchine.